Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo sul canale di Papa e oggi andiamo avanti con l'ombra di Mordor. Ci eravamo fermati nello scorso video che avevamo appena sconfitto i 5 artigli della mano e infatti avevo interrotto per fare la parte finale separata da questa parte perché non volevo far tutto insieme. E niente, praticamente solo questo. Questo video non so sinceramente quanto possa durare perché la missione finale la stiamo facendo in due parti, cioè almeno per ora. Prima parte fatta prima e questo dobbiamo fare la seconda. Non so però cosa c'è nella seconda parte, quindi potrebbe durare 2 minuti come 10. Vediamo. Usciamo, siamo dentro il gioco, usciamo dal menu principale e prendiamoci un po' di rune. Ce le prendiamo tutte, intanto le vediamo. Quando succede con un colpo alla testa, figa. Qua praticamente sempre. Recupera 82% dopo aver immobilizzato un nemico con l'abilità anche ora sul posto. Madonna, è tanta, oh. Proverà il 44% di ottenere un colpo critico automatico al primo colpo di una serie di colpi concatenati. Recupera 50 salute quando si esegue un prosciugamento dall'alto o un marchio dall'alto. È una roba dall'alto. Probabilità di terrorizzare più di 2 volte euro con un segno di violenza. Quanti cazzo che erano? Recupera 50 concentrazione quando c'è un nemico con... facendo esplodere la sfigata. Recupera 85% dopo aver inchiodato sul posto. Quello è fighissimo. Recupera il 61% della concentrazione con un'uccisione da turbine. Ok. Adesso prima di andare avanti vediamole almeno, perché se no armi e rune. Tipo, recupera piena la concentrazione quando un'ultima opportunità riesce. E non è male. Guadagno l'ultima opportunità extra. Ok. Il danno alla mischia lo riduce. Potere della spada. Questo non so che cazzo sia sinceramente. Però non so se c'è roba più interessante. Via. Sì, convertiamole quelle che non ci servono. Va. Tutto è turbine. E quando non la farò la serie di colpi da 200, la faccio mai. Quando c'è la turbine. No, ho sbagliato. Minchione. Non volevo mettere questa. Elimina. Ma di brutto. Queste sono quelle equipaggiate, ok. Ok. Boh, ma qua ho paura che non ci sia molto di che, Ricordo il 70% della concentrazione con un'esecuzione a terra. Però no, niente. Andiamo nell'arco, che è quella più bella. Allora, riduce il tasso di sdraiamento, che non è che è bellissima. Aumenta i danni inflitti del 25. Probabilità del 35 di recuperare 30 punti di concentrazione succedendo con colpo a testa. Bene. Recupera il 34% con qualsiasi colpo ombra. Iniziamo a leggere tutto. Probabilità di recuperare 10 quando... Vabbè. Vabbè. Un proiettile dopo aver usato l'arco. Ah, cazzo però. Recupera il 55% della concentrazione dopo aver immobilizzato un nemico con l'abilità in chiaro support. Così figo, L'85% della concentrazione dopo averlo bloccato. Però non so se lo utilizziamo. Se non il mostro lo facessi. Vabbè, per ora teniamoci queste, però non sono male, Disponibile per questo, prendiamolo allora, via. Cazzo se ne frega. Magari, che ne so, che adesso ci arriva uno forte. Tutte epiche. Recupera 10 punti di salute quando è... Ah, bello questo. Recupera 2 proiettili epici quando succede un nemico facendo esplodere la testa. Bello. Recupera piena concentrazione e salute quando succede un nemico... Bello. Ce ne abbiamo altre due. Sono fortiva, infliggono anima maggiore. Vabbè. Immune al veleno, non so se è importante. Conclusione furtiva con le uccisioni da coltellata compresa. 19%, vabbè. 50 salute quando si esegue un prosciugamento. No. Più 70% più di 2. No. 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 No, mettiamo immune al veleno. Cazzo, sapete quante volte ci avrebbe potuto parare il culo, sinceramente?
25 perché ho venduto le robe, credo. Non so. Comunque, bando alle ciance, andiamo avanti. Basta, è l'unica cosa che possiamo fare, andare avanti adesso. Dobbiamo andare lì e vedere cosa ci prospetta finalmente questa missione. Allora. Naia. A me le cose tutte così tranquille non mi mettono mai tranquillità, vi dico la verità. Mai. Perché di solito c'è sempre più cattiveria quando le cose sono fatte con tranquillità. Sarà assurdo, voi penserete, ma in realtà no. Per niente. No, c'è piede di gatto in giro. Ok. Chi è adesso che arriva? Sauron? Com'è la viaggia, oh? Cazzo, si fa la fortezza così da solo, tra i muscolozzi. Era qua che eravamo noi prima? Non mi ricordo. Ecco la mano nera, maledetto. Ho un dono per te. Che brimbo. Aia, cos'è il dono? Che le primo contro fiotte di orchi, quello è Sauron, quella è la famiglia di Celebrimbor che ovviamente li ucciderà a breve. Ma che l'anello è troppo figo, io lo voglio, cioè lo voglio per forza. Mamma mia, ma era forte allora Celebrimbor, eh? Se questo è Sauron, era davvero forte. Ah, però una volta che se l'è preso, addio. E ha ucciso tutti. Ovviamente. Direi sì, direi che non è che c'è molto da intuire, eh. Ora che l'abbia ucciso. Paura vagamente di sì, eh. Che ne pensate? L'oscuro signore ti ha dato una seconda occasione per stare al suo fianco. Ma io non te ne do. Saremo uniti insieme nella morte. Così sia. Ok, cioè? No, torna da me, creatore Vatelli. Cioè, nel senso, se lui muore... in pratica io torno a morire? E la Madonna! Oh! Cos'è sto coso? Non pensavo ci fosse un cookie time. Che cazzo? Colpisci Talion! Non potrò trattenerlo a lungo! Vai, sono morto io, cioè c'ho la coda. C'ho la gola tagliata, a dire il vero. Minchia, oh raga, che cazzo sto coso? Ah, quindi stiamo spaccando di botte... Wow, quello è Sauron. Sì, immagino quanto gli abbiamo fatto. Gli avremmo fatto male, ma non penso a ucciderlo. Presto saremo insieme. Per sempre. Non lo so, se questo è vero. Non lo so, non penso che sia vero. La mano nera di Sauron è morta. Ah, si è ucciso lui. L'interiore ci chiama. Non è più la nostra guerra. Ho tentato di batterlo. No, è impossibile. No, allora no.
E allora no, non puoi dire così, non ucciderlo. Per forza. Potresti davvero riposare per l'eternità, sapendo che avresti potuto fermarlo. E non hai fatto nulla. C'ha ragione, c'ha ragione. Dobbiamo saccagnarlo, ma con cattiveria. Speravo uno scontro più avvincente con la mano nera, non che si ammazzasse da solo. Non è stato quello che mi immaginavo. È tempo di forgiare un nuovo anello. Wow. Wow. Dai, basta che mi fai uscire adesso. Raga, wow. Ok, la posso saltare. Andiamo di qua, ci dai un po' di ricompensa, ce dai. 1000. Hai sconfitto la mano nera, hai respinto Sauron nelle rovine. Tuttavia l'ombra, ok. Ostacola la marea crescente del suo esercito, continuando a dare la caccia ai capitani e comandanti. Salverai gli Yeti, scopri tutti i segreti e completa le genere delle tue armi. Ok. In pratica devo fare tutte le seconde missioni. In poche parole. Figa quanta roba che c'è da fare volendo, eh. Non lo so, mi dovrete dire voi. Io probabilmente farò ancora qualche video facendo qualche missione. Magari qualche missione secondaria, piamoci un pochino. O magari vi faccio semplicemente vedere come mi potenzio. Una volta fatto però, non lo so, sono ancora indeciso. Comunque direi che come finale c'è stato. Speravo una battaglia un pochino più avvincente, ma... vabbè, possiamo dire che comunque è andata abbastanza bene. Noi come sempre ragazzi ci salutiamo e ci vediamo domani al prossimo video. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale per rimanere sempre sintonizzati su tutti i video che sto facendo. E ovviamente mettete mi piace e commentate ogni video, perché bisogna cercare sempre di dare un input maggiore al creator di contenuti. Noi ci vediamo domani come al solito al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e a presto.